Ciao a tutti! Oggi sono con Eleonora, che ha il 9° mese di gravidanza. Insieme vi mostreremo alcuni esercizi in decubito laterale. Il primo, abbiamo le gambe piegate, cominciamo a sollevare e a riabbassare la gamba. I talloni rimangono uniti, il bacino rimane fermo, quindi possiamo mettere anche una mano sul fianco per sentire che appunto il fianco rimane lungo e non c'è movimento del bacino. Bene, c'è un'extra rotazione del femore. Benissimo. Secondo esercizio invece prenderemo un pesetto in mano e faremo un'extra rotazione dell'omero. Quindi da qui il gomito leggermente sollevato dal busto, scendo col braccio in avanti e lo risollevo. Bene, penso a un movimento come se fosse fatto proprio dalla spalla e non dalla mano o dal polso, quindi il polso rimane allineato. Possiamo fare, Eleonora, sia il braccio che la gamba, li possiamo abbinare facendoli andare tutti e due insieme. Benissimo, sempre mantenendo il busto e il bacino allineati e stabili. Questi due esercizi lavorano il rotatore della cuffia e il gluteo medio. Lasceremo il pesetto, piegheremo la gamba sopra, distenderemo la gamba sotto. Potremmo mettere una palla, esatto, in supporto, proprio perché Eleonora già al 9° mese. Distendiamo la gamba sotto e la solleviamo e poi la riportiamo giù. La sensazione di allungare il tallone dal centro della testa, questa idea di allungare il fianco, sia il fianco sopra che il fianco sotto. La gamba può rimanere sollevata e possiamo fare dei cerchietti. Bene, col piede a martello, questo è un lavoro per rafforzare l'interno coscia, gli adduttori. Possiamo fare nella variante di extra rotazione, in extra rotazione del femore, in parallelo oppure in intra rotazione. Poi toglieremo la palla, metteremo un ginocchio sopra l'altro, distenderemo il braccio in avanti e faremo delle rotazioni. Coinvolgono la cassa toracica, un pochino anche il bacino, la testa e lo sguardo, quindi c'è una rotazione anche della cervicale. Inspiriamo nella nostra apertura ed espiriamo nel ritorno. Possiamo anche rimanere nel prossimo, rimaniamo qua e ci facciamo due bei respiri, riempiendo la cassa toracica in inspirazione, buttando fuori l'aria, il braccio pesa un pochettino, tenendolo lontano dall'orecchio. Proviamo a tenere la spalla lontana dall'orecchio. Bene. E da qui, pian pianino, nella prossima ispirazione, ritorniamo. Bene, Eleonora, possiamo cambiare fianco. Quindi gli esercizi sul fianco sono i più indicati e più sicuri in gravidanza, proprio per evitare la sindrome ipotensiva da supini. Poiché dopo la 20ª settimana, se una mamma fa esercizio fisico in posizione supina, il peso dell'utero può andare a comprimere la vena cava, che invece offre ossigeno e nutrimento sia al bambino che alla mamma. Bene, quindi Eleonora si è sistemata con il cuscino, puoi partire quando vuoi. Vai a vedere Eleonora, magari se vuoi creare più peso per la gamba, potresti aggiungere il pesetto, no, sulla gamba. Bene, gluteo medio, che stiamo rafforzando con questo esercizio, è un importante stabilizzatore del bacino. Possiamo buttare fuori l'aria per sollevare la gamba, comunque la respirazione libera. Bene, da qui possiamo piegare il gomito e andiamo prima con il braccio, qualche volta per organizzarci. Bene, per sentire che non c'è rotazione della cassa toracica. E poi possiamo fare braccio e gamba insieme. Se c'è fastidio, si potrebbe aggiungere anche un cuscino sotto la pancia, ma Eleonora non lo desidera, quindi potrebbe essere un ulteriore comfort. Bene, proviamo a lasciare il pesetto, distendiamo la gamba sotto, pieghiamo quella sopra. Bene. Il rinforzo degli adduttori come degli ischiocorali è molto importante nel periodo della gravidanza, piuttosto che allungarli, per contrastare il peso che grava sull'articolazione sacroiliaca. Infatti il centro di gravità della mamma si sposta a causa dell'aumento del peso dell'utero e quindi anche dell'aumento della curva e della lordosi lombare.
per cui è importante tonificare i muscoli che stabilizzano il centro, che stabilizzano il bacino. Bene, prova a distendere completamente la gamba. Bene, con il piede a martello. In questo esercizio di rinforzo adduttori, Eleonora sta stabilizzando il bacino usando i muscoli profondi, che è di stabilizzazione perché non c'è rotazione. Bene, passiamo poi alla nostra rotazione, quindi possiamo togliere la pallina, un ginocchio sopra l'altro. Fai vedere Eleonora la versione anche col pesetto, eventualmente nella tua mano. Quindi puoi portare il braccio verso l'alto, tiri giù la spalla lontana dall'orecchio. Bene, la tua testa adagiata nella mano. Bene, e poi ritorni. Quindi senti che c'è un allungo un pochino più accentuato nel pettorale con il pesetto. Lascia andare un pochino anche le ginocchia, lascia andare un pochino anche il bacino, in modo tale che non ci sia esatto compressione. Rimani là, ti fai due bei respiri. Torni nell'espirazione. Benissimo. Ecco qui i nostri esercizi sul fianco.